con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da un luogo suggestivo, importante, dalla cella numero 1 di Padre Pio. Qui per raccontarvi quello che accadde nel 1961, lo racconta Salvatore Corrias, che un giorno si recò a salutare un frate cappuccino milanese al convento di Milano, padre Angelo Maria da Milano. Beh, al convento di Milano gli dissero che avevano appena chiamato dall'ospedale affinché si preparasse una camera ardente perché padre Angelo Maria era morto. Possiamo immaginare quello che accadde nel cuore di questo amico, di questo frate. Subito corse in ospedale, volle vedere a tutti i costi il frate, che era ancora vivo, ma era in gravissime condizioni, cioè si aspettava proprio il momento esatto della morte. Intanto il Corrias corse nella cappellina dell'ospedale, pregò intensamente, padre Angelo quasi si riprese, fino a che dopo qualche giorno si ristabilì. Padre Angelo tornò in convento, in fraternità tra i suoi confratelli, e confidò ad un suo confratello che nei giorni della malattia vide padre Pio nella stanza di ospedale, che gli mise una mano sulla spalla, andò vicino al suo letto e gli disse: caro confratello, stai tranquillo perché tu guarirai. Ma la conferma più clamorosa arrivò nei giorni seguenti, nelle settimane seguenti, perché un frate di Foggia si trovò a Milano, andò da un convento dai frati cappuccini milanesi, e raccontò che diverse settimane prima era con padre Pio nella sua stanza. Padre Pio si trovava al suo tavolino e ad un certo punto interruppe la conversazione e disse: non ci sono per nessuno, devo andare a Milano, c'è un nostro confratello che sta molto male. Incrociò le braccia, poggiò la testa sulle braccia e per almeno, dice questo frate, per almeno 20 minuti padre Pio stette sempre così. Poi a un certo punto sollevò di nuovo il capo e disse a questo frate: speriamo nella grazia di Dio, speriamo in un miracolo. Fu un episodio che si ripropose anche nei giorni seguenti. Poi, al termine di 4-5 giorni, lo stesso padre Pio, rivolgendosi a questo frate, disse: ora non dovrò più andare a Milano, perché il nostro confratello finalmente sta bene, è guarito.